Ben arrivati in un nuovo video. Eccoci tornati in cucina perché oggi torna la rubrica Mettimi nel carrello. Mettimi nel carrello è una rubrica dove vi faccio vedere 5 prodotti che vi consiglio di acquistare o quantomeno di provare per dargli una possibilità e che a me personalmente sono piaciuti. Di alcuni vorrei parlarvene da mesi, quindi me li sono tenuti buoni buoni finora per farvelo vedere. Al prossimo giro vorrei farlo specifico per supermercato, quindi pensavo di partire con Lidl, però ecco, nulla esclude che ci possano essere due varianti, quindi non necessariamente quella monocatena di supermercati. Iniziamo immediatamente. Il primo prodotto con cui vorrei partire, e in realtà ve l'ho già fatto vedere in uno svuota la spesa ultimo che è uscito, se non addirittura proprio l'ultimo, sto parlando di questi cracker di riso scotti 100% riso. Allora, questi ingredienti, forse ve li avevo già letti, sono farina di riso, sale marino, fine, non c'è nient'altro. E sono 8 pacchetti, dentro ci sono, mi sembra, 5 fettine. Premessa che voglio fare, non è una cosa che mangio tutti i giorni, ci sono delle volte che preferisco mangiare uno di questi in accompagnamento all'insalata, però cerco di variare, quindi non è una cosa che io mangio tutti i giorni, anche perché io non sono mai stata tipo da cracker, grissini, cose così, però appunto andando a lavoro e non avendo sempre la possibilità di pane fresco, o magari a volte mangio la pasta, quindi dipende un po' dalle volte, non è una cosa che consumo tutti i giorni, però infatti una scatola mi è durata boh, tipo 2 mesi, per farvi capire. Ad ogni modo, il mio clou massimo è mangiarli insieme alle acciughe, proprio le acciughe sott'olio fatte scolare bene con questi. Ah, che meraviglia! Cioè, sembra per me, non lo so, di mangiare chissà che cosa, e sono molto molto buoni. Anche la nutrizionista me li ha provati, anche perché appunto è solo farina di riso e sale, non c'è nessun altro tipo di ingrediente, e mi stanno piacendo tanto. Io li trovo da Esselunga, ma credo che si possano tranquillamente trovare all'interno dei vari supermercati. Non mi ricordo assolutamente il costo, forse l'avevo presa anche in offerta. Sono appunto 200 grammi, sono vegan ok, sono gluten free, quindi anche se avete problemi di celiachia possono andar bene, e niente, quindi questi qua mi sento di consigliarveli se non li avete mai provati. Possono essere anche l'ideale appunto se volete fare appunto dei crostini speziosi utilizzando questi, o per fare colazione con la marmellata. Non li ho mai provati con la marmellata, però proverò e vi farò sapere. Ecco, nel caso l'abbiate già provati, fatemi sapere. Un altro prodotto di riso scotti, ed è quello che ho detto no, aspetta, appena lo compro registro il video, perché in realtà non avevo con me la confezione per farvelo vedere, però avevo visto che andava in offerta da Esselunga, infatti sono andata a comprarlo ieri. Riso basmati integrale. Allora, questo appunto è di riso scotti, cuoce in 10 minuti ed è un pacco da mezzo chilo. Io questo qua l'avevo comprato forse l'anno scorso, però se devo scegliere se farmi la pasta o il riso da portarmi al lavoro, ho sempre preferito la pasta, perché sono sempre stata abituata così. Ma circa 2 mesi fa, nel guardare, perché io ogni tanto vado a controllare le scadenze dei prodotti che ho all'interno della dispensa, mi ero accorta che quello che avevo aperto era già a metà, sì, a scadenza luglio, quindi mi sono detta no, piano piano cerchi di finirlo, anche perché ci mangio diverse volte con questo. La cosa che mi è piaciuta è che io comunque non l'ho mangiato caldo, ho sempre fatto degli insalati di riso o delle poke in alternativa, e mi è piaciuto tantissimo come ha mantenuto la cottura, perché non scuoce, il sapore è buono, io lo prediligo con le zucchine e magari qualche scaglia di grana o comunque con della verdura, molto molto buono. L'ho fatto anche diverse volte, se mi seguite specialmente nei vlog, con cos'è che ci avevo messo dentro, i porri e i funghi, da una ricetta che avevo visto su HelloFresh, e mi piace tanto. Molto buona anche la versione classica, quindi se magari non potete mangiare l'integrale per motivi vostri, è anche buona la versione quella non integrale. È in offerta al momento da Esselunga a metà prezzo, 1,69 euro, e quindi l'ho preso. Tra l'altro stavo guardando qua, che vi fa vedere, non so se si vede, ci sono tipo le lineette con il numero delle porzioni. Comunque, io questo qua è un prodotto che mi sento di consigliarvi ad occhi chiusi. Altro prodotto da mettere nel carrello, io in realtà questo non lo trovo sempre, quando lo trovo da Vasco. Sicuramente magari nei supermercati un pochettino rinforniti si trova,
E sto parlando di questo qua, che è il parmigiano reggiano a julienne del marchio Ambrosi. Io non so se voi lo vedete, ma vedete che è fatto proprio a julienne. E questo qua lo trovo super comodo appunto per questo periodo, per il periodo delle insalate fredde, da andare a mettere magari sulla pasta o anche sul riso per insaporire, tanto approfittarne e mettere anche quel tocco di grana. Allora, qua lo dà indicato per i primi piatti e zuppe, insalate, piatti freddi, gratin e pizza. Per la pizza onestamente il parmigiano non l'ho mai messo sopra, però potrebbe essere un'idea. Sono 85 grammi e a me piace tanto, appunto ripeto, io lo trovo in offerta da Basco, l'ho preso ancora la settimana scorsa ma l'avevo già acquistato, forse l'avevo acquistato addirittura lo scorso anno, e a me è un prodotto che è piaciuto veramente tanto, e quest'anno appunto ne ho prese due confezioni, cioè penso di riacquistarne magari un'altra prima che finisca l'offerta, prima di non trovarlo più, perché l'ho pagato tipo 1,50 euro, e appunto è comodo per questo utilizzo. Oppure io a volte capita, no, più per nelle insalate prediligo più le scaglie, più che il parmigiano reggiano grattugiato o padano che sia, in questo periodo prediligo o questo oppure le scaglie di grana. Altro prodotto che ho acquistato per la seconda volta e che mi sento di consigliarvi, anche qua faccio una specifica, non è una cosa che consumo tutte le mattine, la mangio una volta a settimana, tanto, una volta ogni 10 giorni, magari quando sono un po' di fretta tipo stamattina, o magari non ho particolare appetito ma cerco di fare comunque colazione. Sto parlando di questa granola avena integrale con il cioccolato fondente di Alce Nero. Che è questa qui? Allora, questi sono 300 grammi. Mi rendo conto che il costo è abbastanza elevato, perché siamo, mi sembra, sui 5 euro. Io lo trovo da Gailli, dove altro? Dal Conad. Dove altro l'ho visto? Forse alla Coop? Vabbè, comunque, nei posti dove trovate Alce Nero. Esistono anche altre versioni, forse con tipo i frutti rossi. Vabbè, a differenza di altri cereali confezionati, muesli, granole, eccetera, gli ingredienti sono sicuramente migliori, quindi anche per questo il costo è sicuramente differente. Questa confezione contiene 7 porzioni circa da 40 grammi, infatti io cerco di porzionarlo indicativamente così. Ad esempio stamattina ho fatto la mia porzione e ci ho messo un po' di bevanda vegetale all'avena fredda da frigo. Fine, non mi andava nient'altro, anche perché sono le 10, un altro po' devo andare al lavoro e comunque ho poi il mio pranzo, la mia frutta come spuntino. Stamattina proprio appetito zero, ma io purtroppo quando arriva questo caldo è così, quindi cerco anche di ascoltarmi molto, di non sforzarmi se una cosa non mi va. Comunque, se vedete, c'è anche la granola integrale col mix di frutta, vedete, ricordavo giusto di aver visto un'altra versione, vedete? La granola si può fare in casa, se cercate qua su YouTube trovate mille ricette, l'avevo fatta anch'io, c'è anche quella di Cucina Botanica sul suo canale, ecco, quindi non chiedetemi se dammi la ricetta, io vado sul motore di ricerca, cerco, non ho quindi una ricetta mia, lì trovate sicuramente tutto, però adesso il tempo è quello che è. Volevo al volo leggervi gli ingredienti: fiocchi di avena integrali 39%, grano, farro soffiato 22%, miele, mille fiori 21%, estruso di riso, cioccolato fondente e basta. Fine, nient'altro. Contiene glutine, può contenere altri cereali contenenti glutine, latte, soia e frutta guscio. Quindi la lista degli ingredienti è molto ristretta. Sì, c'è il miele al posto magari di zucchero o altro. Sono cose che vanno mangiate appunto con moderazione. Ecco, qua vorrei oppure di entrare in un discorso che esula da questo video, quindi mi taccio e sto zitta. Si può mangiare in quantità giuste, si può mangiare tutto. Andiamo avanti. In ultimo, e io mai lo avrei detto, voi dovete sapere che io per trovare questo prodotto sono impazzita letteralmente, ne so che ho girato tutti i supermercati possibili senza trovarli, ne avevo trovata dal cinese, cioè veramente, andiamo a vederli, io ho detto figurati se ce l'aveva, ma solo due confezioni però, l'avevo trovata dal cinese, quello che c'è
dopo il deposito IKEA, non mi ricordo mai come si chiama, ma l'ho trovata all'Ipercoop, perché cioè, per me andare all'Ipercoop è un viaggio, perché non è vicino a casa, quindi ho detto vabbè, siamo andate all'Ipercoop, infatti ho fatto tipo scorta, come se non ci fosse un domani, infatti ne ho ovviamente ancora. Di cosa starò mai parlando? Di questa, birrificio Angelo Poretti, questa è la birra analcolica. L'abbiamo trovata in una degusta box, birra analcolica 00, delicata e profumata, ai 4 luppoli. Allora, parliamone. L'avevo trovata in una degusta box qualche mese fa, non so se anche voi, io la degusta box la ricevo perché appunto collaboro con l'azienda da ormai 4 anni. Ero partita scettica. In realtà, ragazze, è buona. Non che io prima bevessi in quantità eccessive, no. Però magari ero un pochettino più abituata, sia a un livello di fisico, sia a reggere. Ora, in realtà, io aperitivi ne faccio ben pochi. È proprio cambiato il mio stile di vita. Questo non vuol dire, ecco, che se decido di andare a fare aperitivo, no, prendo l'analcolico, però... sono cambiata le abitudini e tutta una serie di cose, e quindi ho detto vabbè sì, assaggiamo questa birra, vediamo com'è. In realtà io sono rimasta molto colpita perché il sapore è pressoché lo stesso di una birra classica, però senza alcol, e ha questo sapore che ricorda la birra al 100%, però è analcolica, quindi per me è un ottimo compromesso, perché la mia birretta con la pizza me la sono sempre bevuta. Però mi fa anche piacere, magari, se riesco a, come posso dire, togliermi lo sfizio, però senza ingerire alcol. No, non chiedetemi perché sono diventata così, non lo so neanch'io. Comunque, queste qua sono veramente buone, quindi vengono vendute anche, credo, singolarmente. Però io le ho trovate nella confezione da 3, vi dico che ne avevo prese tipo 8 confezioni, per paura di rimanere senza. Infatti non vedevo l'ora di parlarvene. Sono veramente buone, buone, buone. Avevo provato altre marche di birra analcolica che in realtà però non mi erano piaciute, perché mi ricordavano, poi mi lasciavano quel retrogusto di acqua. Queste qua in realtà no, a volte mi capita di berne 2 di fila. Ecco, se mangio la pizza e me ne va un'altra, me la apro senza alcun tipo di problema. Quindi nel caso siate curiose, fatemi sapere cosa ne pensate. E basta, questi sono i miei prodottini consigliati da mettere nel carrello. Se avete qualcosa che voi consigliate a me, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Spero nel mio piccolo di esservi stata utile o quantomeno di compagnia. Noi ci vediamo domenica sera, perché questo giro andrà sera, tardo pomeriggio credo, con un nuovo video col vlog. Ciao!